Sono arrivate nella notte all'aeroporto di Lamezia Terme con un volo dell'aeronautica militare le prime 280 dosi del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech destinate alla Calabria. Le valigette frigorifere sono state trasportate da mezzi dell'esercito e scortate dalle forze dell'ordine fino al Policlinico Universitario di Catanzaro, da qui la distribuzione verso gli ospedali hub calabresi. Sempre al Mater Domini il primo infermiere a sottoporsi al vaccino, Francesco Cristiano, 40 anni di lavoro alle spalle, fin dall'inizio in prima linea nell'emergenza Covid. Tanto lavoro e il vaccino serve per questo motivo, perché dobbiamo essere liberi da fare tamponi, da indossare mascherine. Certo, non si tornerà più alla vita precedente, secondo me, però dobbiamo essere free, come si dice, Covid free. Ma come stai? Sento bene? Sì, benissimo. Allora, posso assicurare, neanche dolore ho sentito. Le prime dosi del vaccino sono destinate al personale sanitario. Al Pugliese il primo a vaccinarsi è stato Lucio Cosco, primario del reparto di malattie infettive. Sono solo contento che finalmente arriviamo in un punto dove possiamo guardare con fiducia nel futuro. Penso che a gennaio comincerà la vaccinazione che coinvolgerà il maggior numero delle persone. Ripeto, questo è un giorno simbolico. Anche se c'è il vaccino, dobbiamo convivere ancora con questo virus per molto altro tempo, per cui attenzione, le solite precauzioni. Il V-Day al Pugliese si è arricchito dell'emozione di una piccola cerimonia simbolica con il tributo dei sanitari ai colleghi che hanno perso la battaglia contro il Covid.